Indicatore alla spinta, ma altresì indicatore FFA sono della stessa famiglia e sono fondamentali per ottimizzare il timing d'ingresso. Quindi tu hai l'idea di trading, long o short, vai ad analizzare su base quantitativa trattino statistica la situazione grafica con il trend vol, la volatimetria, hai capito che stai per entrare, vai a cercare sicuramente il pattern, però dai un occhio alla spinta e dai un occhio all'indicatore FFA. Quindi partendo dalla spinta, come fai a sapere se un aumento o una diminuzione del prezzo genereranno un reale movimento in trend? Ecco come mai Fabri, che sarei io, ha deciso di creare questo indicatore che ti permetterà con alta probabilità di ricevere delle indicazioni sulla bontà del possibile trend o meno, perché in realtà lo utilizzo per capire che il trend si stia esaurendo, il trend che si sta formando. Quindi all'atto pratico abbiamo l'indicatore delle spinte qui sotto. Ho preso questo momento perché è interessante, nel senso che è un momento che stava vivendo l'euro-dollaro poco prima di alcuni dati americani importanti. Allora l'euro-dollaro stava salendo, poi respirava e poi proseguiva al rialzo e si andava a portare sopra questi massimi. Bene, guarda la spinta. Veniva a fare un doppio massimo qui, scendeva e non riusciva a ritornare sui nuovi massimi su livelli superiori ai precedenti. Quindi non c'era spinta. Nel prossimo video andremo a lasciare la stessa schermata e andremo a trovare coerenza anche con l'indicatore FFA. Grazie, e quindi andiamo subito al prossimo video. Quindi ovviamente vedi che questi nuovi massimi non erano credibili, e quindi in un contesto di trend vol rosso, per esempio, di volatimetria sotto lo zero, magari di volatimetria in divergenza ribassista, eccetera eccetera, ecco che vai, non dico a prevedere il futuro, ma a stimarlo correttamente su base statistica. Grazie, e andiamo subito al prossimo video.